Bene, mamma mia, qui Presidente della Repubblica. Quest'ultimo incontro dedicato alla grande figura di San Giuseppe, l'argomento che tratto è dunque questo, la grandezza di San Giuseppe. Per vedere la grandezza di San Giuseppe mi sono rifatto ovviamente ai testi della Sacra Scrittura, del Vangelo, e ho analizzato soprattutto due momenti, chiamiamoli così, due momenti difficili della vita di San Giuseppe. Il primo momento, quando San Giuseppe, che è fidanzato con Maria Santissima, faccio un inciso, all'epoca il fidanzamento era quasi un matrimonio, era così anche un tempo da noi, rompere un fidanzamento era qualcosa un po' di vergognoso, una rischiava di non sposarsi più, doveva essere successo qualcosa di grave, era più che una promessa, era un prematrimonio, mancava solo la coabitazione, ma era già un matrimonio quasi di fatto. Momento critico in cui Giuseppe si accorge che Maria è incinta. Non gliel'aveva detto nessuno. Se ne accorge lui. Ora, una fidanzata che rimaneva incinta, se fosse stata denunciata per rabbia dal fidanzato che andava al Sinedrio o dai sacerdoti, poteva essere lapidata come un'adultera, lo dice chiaramente il testo del Vangelo. La cosa interessante è questa, che quando la Madonna rimane incinta dopo l'Annunciazione, decide di non dire niente a Giuseppe e dice tra sé, è una cosa talmente grande che se io la dico a Giuseppe, non so mica se mi crede. Scusate, entriamo proprio nel dettaglio. Una donna va dal fidanzato a dire sono incinta, già non è una bella notizia questa. Chi è stato? L'angelo, sì, Dio. Far passare questa non sarebbe stato facile. Quindi giustamente la Madonna dice, non posso essere io a dirglielo, glielo deve dire Dio stesso. L'angelo che è venuto da me, penso che prima o poi vada anche da lui e glielo dica, caro Giuseppe, stai tranquillo, quello che viene è di Spirito Santo. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, la Madonna vede che Giuseppe è sempre tranquillo, non dice niente, non dice ho saputo la grande notizia, no, Giuseppe fa la sua vita normale. A un certo punto Giuseppe se ne accorge. C'è una pagina nei libri della Valtorta, non so se conoscete, se avete letto, che è straordinaria, in cui ormai la Madonna comincia a essere piuttosto rotondetta, perché si può nascondere fino a un certo punto. Non vivevano insieme, Giuseppe andava tutte periodicamente a trovarla alla fine del lavoro. In questa pagina della Valtorta si dice che la Madonna, tutta bella coperta, a un certo punto fa un gesto o prende dalla cassapanca una coperta, quello che è. Facendo questo gesto scopre un po' le sue forme e Giuseppe se ne accorge e la guarda terrorizzato, perché non può essere certo ingrassata improvvisamente di tot chili in poco tempo. In pratica Giuseppe la guarda e in questo sguardo vede la situazione e c'è un crollo verticale. La Madonna se ne accorge e anche in lei dice nessuno gli ha ancora detto niente. Quindi la Madonna non dice niente, Giuseppe non dice niente, tutto si ferma in uno sguardo, ma in quello sguardo c'è il crollo di tutto.
Sempre nei libri della Valtorta si dice che Giuseppe se ne va a casa, potete immaginare con quale tempesta nel cuore. Il Vangelo dice, era indeciso se dirlo al Sinedrio oppure andare da lei e dire non se ne fa nulla, va bene, rompiamo il fidanzamento, tu sarai la ragazza madre, ma io non dico niente, il figlio poteva essere anche di Giuseppe, però ho deciso di non proseguire col matrimonio perché non posso stare con una che rimane incinta così. Ma oltre questa decisione, ma pensate voi, c'è la rottura di ogni fiducia. Cosa c'è di peggio che la rottura della fiducia? Quando due si amano, scusate, quando due veramente si vogliono bene, cosa c'è di peggio se non vedere che l'altro in qualche modo ti inganna? Niente di peggio, è vero o no? Oltretutto sembra, questa è nella tradizione, che la Madonna avesse fatto fin dall'origine, fin da subito a Giuseppe il discorso, guarda che io vorrei rimanere vergine, ho fatto questo voto, era vergine del Tempio da bambina. Peggio ancora questo, e Giuseppe accetta di vivere un matrimonio così, quindi io accetto, eccetera, eccetera, e tu sei incinta, ma non ho capito, avevi fatto il proposito. Quindi la lotta che c'è nel cuore di Giuseppe è terribile, perché c'è la lotta della, appunto, la fiducia tra la fede che io ho fede in Dio, ho fede in Maria, ho fede in questa ragazza, in questa fidanzata, ho fiducia in lei, voglio avere fiducia, ma dall'altra parte c'è l'evidenza, c'è il fatto. La battaglia allora è tra la fede e il fatto. La domanda che noi ci facciamo, la logica vuole, ma perché l'angelo del Signore non aveva detto a Giuseppe, prima che lui si accorgesse, guarda che quello che viene da lei è opera dello Spirito Santo? Infatti il testo del Vangelo ci dice, passano un po' di tempo, 2 o 3 settimane, mettiamo, appare l'angelo e dice, Giuseppe, tranquillo, quello che viene da Maria Santissima è opera di Dio. A che Giuseppe, tutto contento, va dalla Madonna e dice, ho capito tutto, so tutto. La Madonna tira un sospiro che fa venire giù i cipressi che sono qui davanti. Non c'è nel Vangelo il sospiro della Madonna, non c'è. L'ha fatto, lo dico io, invento, immagino. Però la lettura che noi facciamo è questa. Perché Dio ha permesso questo? Perché non è casuale, quello che Dio fa non è niente di casuale. Fatto apposta. Cioè, questa angoscia terribile, questa prova della fiducia, è voluta da Dio. Attenzione, questa angoscia è anche di Maria Santissima, perché immaginate, la Madonna che capisce che Giuseppe vive questa angoscia e sta zitta e non dice niente e continua nel silenzio. Forse avrà pregato molto di più l'angelo di Dio a dire datti una mossa. No, non credo che la Madonna usasse questi termini, datti una mossa, ma con termini molto più teologici, molto più eleganti, a dire qui io ho fatto il mio dovere, io sono ben felice, tocca a te caro angelo, svegliati. Io penso gliel'abbia detto in termini teologici, termini fini, ma gliel'avrà detto. Primo momento. Secondo momento. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù va, sapete la vicenda, Gesù, Giuseppe e Maria vanno nel Tempio, tornano indietro, si accorgono che Gesù non c'è. Avete mai perso un figlio? In spiaggia si è trovato un bambino col costume rosso. Quando ero piccolo si sentivano sti annunci ogni tanto. Mi ricordo nella mia famiglia si perse un mio cuginetto a una festa, a una sagra di Sant'Antonio. Aveva avuto 5-6 anni. Ma mia zia perse la testa completamente perché non si trovava più bambino. Lo ritrovarono, penso, 15 ore dopo, davanti a una caserma, aveva, a lui tranquillo, vedi che camminava a piedi, il bambino che andava. Lo fermarono, poi dopo si riuscirono a trovare. Ma mi ricordo l'angoscia di mia zia,
perché se perdete un figlio non sapete che fine ha fatto, non è una grande. Poi Giuseppe aveva ricevuto da Dio la custodia di Gesù, bambino, e davanti anche alla Madonna, perso questo figlio. Bene, no, ma non è questo il bello. Il bello deve venire quando finalmente dopo 3 giorni lo trovano, figlio, è la Madonna che parla, ma Giuseppe condivide. Perché ci hai fatto questo? Domanda lecita. Non sapeva... No, scusate, tuo padre e io, angosciati, sottolineo, angosciati, ti cercavamo. E Gesù risponde, perché mi cercavate? Giuseppe, ma cos'hai pensato quando Gesù ti ha detto, perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Questa non è una risposta, perché Giuseppe e Maria avrebbero potuto dire, sì, lo sappiamo che devi occuparti delle cose del Padre tuo, nessuno dice niente. Ti stiamo solo chiedendo perché non ci hai avvertito. Se tu ci avessi detto, rimango a Gerusalemme, andate pure avanti voi, aveva 12 anni, quindi non era più un bambino dell'asilo, tornate pure a Nazareth, io arrivo, ma io penso che Giuseppe e Maria avrebbero detto, va bene, perché sapevano chi era Gesù, stai pure, mi raccomando, rientro, cerca di trovare una buona carovana, però un po' di apprensione ci poteva essere, ma questa risposta vuol dire che Gesù è rimasto 3 giorni a Gerusalemme senza dirlo e l'ha fatto apposta. Sì, Signore, noi dobbiamo, la logica vuole questo, ha voluto che Giuseppe e Maria provassero angoscia. Sarebbe come marito e moglie. Il marito non torna a casa la sera senza avvertire, torna a casa a mezzanotte, la moglie dice, ma sei impazzito, dove sei stato? Ma mi sono fermato a cena con gli amici. Ma dite voi mogli, sareste contenti? Così. Potevi avvertire, non ti dico mica di no, avverti, ma perché mi fai provare angoscia? Perché? Ebbene, in questo caso possiamo dire che Dio, cioè Gesù, l'ha fatto apposta. Sì, Signore. C'è un altro episodio molto più lieve che non riguarda Giuseppe, in cui sembra che Gesù faccia apposta, quando gli dicono Lazzaro sta per morire, lo vanno a chiamare, e Gesù risponde, sì, sì, lo so, starò qui altri 3 giorni, poi verrò, e nel frattempo muore. Che le sorelle quando sentono dire Gesù arriva, però ha detto che sta lì altri 3 giorni, poi viene, nel frattempo muore, e quando arriva... C'è Marta che non è capace di non fargli un sottile rimprovero per dire, ma noi ti avevamo mandato a chiamare. Vien da dire, ma perché Dio fa queste cose con i suoi amici? Giuseppe, Maria e le due sorelle sono proprio gli unici, tutto il Vangelo, che gli vogliono più bene di tutti. Tutti gli altri, più o meno, chi lo tradisce, chi lo rinnega, chi dice sono pronto a morire per te e poi dopo lo rinnega, più o meno gli altri fanno i pasticci, ma Giuseppe e Maria sono i più grandi contemplativi, sono quelli che meritano di più, e le due sorelle, Marta e Maria, lo accoglievano sempre. Ma perché proprio con loro deve puntare questo? Creare lo stato di angoscia. Infatti di fronte alla non risposta di Gesù, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio, il testo di Luca dice, ma essi non compresero. Lo credo, non è una risposta. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sì, lo sapevamo, sì. Benissimo. Ma perché ci hai fatto provare angoscia? È il mistero dell'amore respinto. L'amore respinto è la più grande ferita che l'uomo può provare. Proprio con l'uomo che ami di più, la persona che ami di più, sentirti respinto è la pena più grave.
Allora, qui dobbiamo fare un ragionamento. Perché Dio agisce così? Perché Dio non agisce mai male, d'accordo? Dio agisce bene. Però vi dicevo, il contrasto è tra la fede e il fatto. La fede e il fatto cozzano a vicenda. La fiducia e la realtà non vanno d'accordo. Io direi che il principio di questo lavoro che Dio fa sulle anime è questo. Dio fa provare angoscia perché la fede venga purificata e perché la fede cresca. Proprio in Maria, proprio in Giuseppe, proprio in Marta e Maria, proprio ai grandi amici, Dio dice sì, hai fede, ma voglio che la tua fede diventi perfetta. E perché la fede diventi perfetta, bisogna che tu crolli con quello che sai, e quando sei crollato, se continui a dire non capisco, ma ho fede, la tua fede viene purificata. Quindi allora il principio è proprio questo: fede, fede respinta, fede ritrovata, d'accordo? Fede, fede respinta, fede ritrovata. È proprio quando uno si sottrae che tu lo cerchi ancora. Perché guardate, qui Giuseppe non perde la fiducia in Dio quando la Madonna rimane incinta, no, continua a credere in Dio, ma non capisce più il modo di agire di Dio. Ma ditemi voi se non è così anche per voi. Voi credete in Dio, tutti credono in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma ci sono certi fatti della vostra vita per cui vi dite, ma perché Dio agisce così? Ma perché fa così? Ricordatevi allora che quando Dio agisce con dei fatti che noi non riusciamo a capire, ci sta trattando da amici. Siete convinti? Mica tanto, non vi vedo molto entusiasti. Verrebbe da dire, ma non sarebbe meglio che la fede fosse un processo lineare? Io continuo a credere tranquillamente, credo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Signore, fa che non mi succedano questi episodi qui, perché non so se li so reggere. Santa Teresa di Gesù Bambino scrive in una sua poesia, ce l'ho dopo la poesia, scrive: se anche non lo vedessi, è nell'imminenza della morte. Lo amo tanto che sono contenta di quello che fa. Non lo amerei di meno se non venisse a prendermi tra poco, cioè se vivessi anche a lungo. Quando mi pare che egli mi inganni, io gli faccio tanti di quei complimenti che egli non sa più come fare con me. Bellissimo, Santa Teresa dice: io Gesù non lo vedo mai, non lo sento mai. Ma proprio quando non lo sento gli faccio dei complimenti, così lo confondo, così gli dico: sì sì, tu sei lontano, non sento niente, il tuo modo di agire non lo capisco, ma io ti amo. Questo è il massimo, è il massimo, perché amo senza un oggetto, senza una risposta, senza un contenuto. Il ritrovamento di Gesù dopo la prova è proprio lo schema del libro Il Cantico dei Cantici. Nel libro Il Cantico dei Cantici c'è la sposa e lo sposo che è lì, che vanno d'accordo, si amano, poi improvvisamente lui sparisce. Nel capitolo secondo, a un certo punto, la sposa è nella sua camera, sente i passi dello sposo che viene, bussa alla porta, corre lei, finalmente è tornato, apre la porta e non c'è più nessuno. Allora lei corre fuori e lo cerca. Ecco la ricerca di Dio, dell'uomo che ha perduto Dio. Quando l'uomo smarrisce Dio, lo cerca ancora di più. Signore, ti ho perso, mi sembrava che tutto andasse bene, mi sembrava che tutto fosse infilato bene. Bene, perché l'amore di Dio è infinito. Scriveva Don Diego Barsotti: se vuoi mettere una misura all'amore, non conosci l'amore.
Allora Dio vuole che il nostro amore non sia l'amore così, l'amorino delle rane, vuole che sia un amore infuocato, un amore infinito, e per far questo cosa fa? Sparisce, si sottrae. Allora io mi butto e lo cerco ancora di più e gli dico: sparisci pure, ti cercherò fino alla fine. E quando mi sembra di averlo acchiappato, lui per un po' ci sta, poi dopo c'è un altro crollo, un crollo successivo, perché Giuseppe, dopo quello della Madonna, ha avuto quello di Gesù nel Tempio, che forse avrà detto: speriamo che adesso i crolli siano finiti, perché qui la prossima quale sarà? Invece la Madonna ha visto anche Gesù sulla croce. Allora cos'è da dire? Che l'angoscia è l'anticamera dell'amore definitivo. Qui Kierkegaard sarebbe d'accordo, che ha scritto dei trattati sull'angoscia. Quindi quando voi avete angoscia, ce l'avete mai angoscia? Pochino, ogni tanto, ma su che cosa? Su cose serie? Bene, quando siete angosciati, sappiate che siete nell'anticamera di quell'amore definitivo che Dio vuole darvi, proprio perché non avete più nulla, potete ricorrere solo a Lui. È nel fondo che ci si purifica. E allora il Signore ogni tanto ci toglie tutti i sostegni e ci lascia nel fondo. E voi vi dite: ma perché sono nel fondo? Stavo così bene in superficie. Non è vero. Era un amore di serie B. Il Signore vuole mandarvi in serie A e farvi vincere lo scudetto. Perché Dio è amore, e quando l'amore ama, vuole che l'altro sia al suo livello. San Giuseppe era partito da una posizione altissima, ma pensate un po', San Giuseppe non solo era della stirpe di Davide, era un figlio di re, si faceva il falegname, era un po' decaduta, ma sarebbe come dire, mi scusi il paragone, un Savoia, paragone, il piffero, diciamo, perché c'era la monarchia in Italia, un Savoia erano i re, però se qui c'è un Savoia, caspita, discende da dei re, era un Savoia. Nessuno gli aveva mai detto del Savoia a San Giuseppe, non so se è un complimento o meno, comunque era un Savoia, decaduto. Ma la sua grandezza è quando gli viene detto da Dio: ti do la Vergine Maria, non gli dice così, ma la sostanza era questa, la regina del cielo e della terra, e ti do il mio figlio, il Verbo incarnato. Ma quale uomo ebbe più di San Giuseppe? Bene, proprio per amare di più, proprio quando uno sta in alto e precipita, il botto è forte, come dice San Paolo: chi sta in alto guardi di non cadere. Bene, allora Giuseppe conobbe questi due precipici proprio perché stava molto in alto. E quando cadde in questi precipici, è qui la bellezza, la grandezza di San Giuseppe. Quando cadde in fondo al precipizio, non mollò le armi a dire: ma allora se il gioco è questo, non ci sto, torno a fare il falegname. Signore, non mi puoi dare la figlia del fabbro qui, una bella ragazzina, mi mettere in queste cose che io non riesco più a gestire, non capisco più. No, proprio qui si vede la bellezza, la grandezza, la fortezza di Giuseppe. Il ritrovamento della fede dà più gioia della prima fede. E qui c'è un santo che faceva la stessa maniera, un po' respingente, certo Padre Pio da Pietrelcina, conoscete? Era un santo un po' tosto, Padre Pio. Ascoltate questo episodio che si intitola Padre Pio si fermò a Modena. So che ci sono dei modenesi qua in mezzo. In realtà Padre Pio a Modena non c'è stato mai, ma c'era un modenese, certo ingegner Cremonini, direttore della Maserati, niente meno, presidente degli industriali, che era modenese. E in questo testo, attenzione cosa si racconta: l'ingegner Cremonini era stato a San Giovanni Rotondo 15 volte, per 15 volte si era confessato, non aveva mai ricevuto l'assoluzione. Ma immaginate uno che continua a tornare giù e viene respinto in continuazione da Padre Pio. Anzi, Padre Pio aveva con lui una maniera particolare
che umanamente parlando appariva dispettosa. Per esempio, quando c'era una conversazione, l'ingegner Cremonini si faceva avanti con qualche battuta e padre Pio gli voltava le spalle e si dirigeva a qualcun altro. Lui tornava a Modena infuriato, tornava a Modena infuriato. Ma poi dopo un po' da Modena ripartiva per il Gargano, perché doveva andare a dirne quattro a padre Pio e farlo verde. Sì. Questo era Cremonini, se ci va giù a padre Pio, lo distrugge. Veniva qui, le buscava e se ne ritornava a Modena. Fu così per anni. Finalmente un giorno ebbe la soluzione. In quel giorno fu assolto e fu tanto contento che dopo la soluzione chiese un bacio a padre Pio. E padre Pio lo abbracciò. Ma quando, dopo pochi minuti della confessione, padre Pio, ritornato in sacrestia nel convento, lo rivide appostato sulla porta e desideroso di baciargli la mano, gli disse: «Certe facce non voglio vederle due volte in un solo giorno». Padre Pio, non era mica tanto biondo, padre Pio. Questo vuol dire l'amore ritrovato, l'amore respinto, l'amore ritrovato, felicità somma. Ma poi padre Pio lo allenò subito, di nuovo l'amore respinto. Deve crescere ancora di più, deve fare ancora un po' di penitenza. Questo episodio ci fa capire come la vita di San Giuseppe e la vita dei santi funziona sempre in questo modo. È un triplice movimento. Fede, crollo, fede ritrovata. Fede, crollo, fede ritrovata. Scrive Santa Teresa d'Avila: «O mio Dio e vero amante, sei tu che hai cominciato questa guerra». Se ne intendeva anche Santa Teresa, di fede, crollo, fede ritrovata. Poi, però lei si lamenta e dice: «Ma sei tu che hai iniziato questa guerra, una guerra di amore». Si tratta infatti di un turbamento di tutti i sensi e di tutte le potenze, per cui essi, sentendosi abbandonati, escono per i sobborghi e per le piazze, scongiurando le figlie di Gerusalemme, qui si rifà al Cantico dei Cantici, di dar notizia del loro Dio. Se furono espulsi è perché riconquistassero il loro conquistatore. Guardate questa frase bellissima: io vado alla ricerca per conquistare il mio conquistatore. Si tratta però di due ferite, cioè la ferita di Dio, la ferita dell'uomo che ha perso Dio, ma c'è anche la ferita di Dio che ha perso l'uomo, intendiamoci, perché c'è quel passo del Libro delle Lamentazioni: «Popolo mio, che male ti ho fatto, io ti avevo dato questo, ti avevo aperto le, fatto passare per il Mar Rosso e tu mi hai messo sulla croce». Anche Dio conosce un amore respinto, è come se non lo conosce, e quindi nella sua divina umanità anche Dio ha questa ferita profonda, l'amore respinto, anche Dio è alla ricerca dell'uomo. Allora vedete, certo è una guerra, ma una guerra di amore. E dice Santa Teresa: «Anima mia, che grande battaglia che tu hai sostenuto in questo tuo tormento. Sì, il mio diletto è per me e io sono per il mio diletto. E ora chi oserà intromettersi per dividere e soffocare due fuochi così ardenti?» È una fatica sprecata, perché ormai questi fuochi si sono fatti un fuoco solo. Esclamazione, numero 16. La citazione di Santa Teresa, bellissima, perché lì c'è un incontro di una continua ricerca, un continuo possesso, un continuo perdersi e un continuo ritrovarsi. Questa è la vita mistica, ma questa è la vita di tutti. Questa è la vita di San Giuseppe. È in questo modo che Dio purifica le anime. Guardate che a questo livello si arriva a un amore così profondo che dopo non ti interessa di nient'altro, un amore vero, per cui tu lo cerchi sempre di più. San Giuseppe dunque, dopo questi sprofondamenti, cosa fa?
non esiste più. È diventato l'uomo dell'adorazione. È diventato l'uomo che non si fa più tante domande. È diventato l'uomo che, anche se non capisce, crede, accetta tutto, senza vedere niente. È pronto a tutto, senza vedere niente. E diventa il grande adoratore del Dio incarnato, perché ha superato tutte le prove. Il suo amore per Dio ormai è a prova di bomba. Questa dunque diventa la sua esistenza e questa diventa anche la sua preghiera, come la preghiera di Santa Caterina da Siena, che diceva: io faccio la sua volontà e lui fa la mia. A un certo punto la volontà dell'uomo e la volontà di Dio diventa una sola, ma è la volontà di Dio, d'accordo? Quindi questo ruolo, quest'uomo che è stato provato più di tutti noi, perché noi le abbiamo le prove di fede, ma queste qui sono prove di fede un pochino più sostanziose, cioè la fede del modo di agire di Dio, vi ho detto, non che Dio esista, del suo modo di agire. Avendole provate, finalmente diventa madre, non è madre, diventa padre, ma di tutti noi. Avevo qui una preghiera di Santa Teresa. Attenzione cosa dice. Ora capisco il mistero del Tempio, la risposta dolce del mio Re. O Maria, questo caro fanciullo vuole che tu sia l'esempio, attenzione, questo caro fanciullo Gesù vuole che tu Maria, o tu Giuseppe, è uguale, sia l'esempio di chi lo cerca nella notte della fede. Se il Re dei Cieli volle che anche la sua madre subisse la notte l'angoscia del cuore, allora è dunque un bene soffrire qui sulla terra? Sì, si dice Santa Teresina, patire amando è la più pura delle gioie. Non l'ho detta io, eh? Santa Teresina è nascosta dietro San Giuseppe, la vedete? Patire amando è la più pura delle gioie. Tante volte nei salmi ci sono queste frasi: Signore, perché mi respingi? Signore, perché dormo? Bene, è sempre questo movimento nel buio della fede. Io non capisco l'agire di Dio. Mi è mai capitato? Sì. Una volta vi deve capitare. Se non vi è capitato una volta, che vi capiti oggi, domattina, va bene? Un bel crollo, che non capite il modo di agire di Dio. Possiedo, perdo, ritrovo. Possiedo Gesù, lo perdo e lo ritrovo. E Giuseppe è l'uomo più privilegiato di tutto. L'amore tende a questa purificazione e a questa unione. E quando Dio ci ama, ci purifica. Gli viene tolto un bene perché Gesù è nel Tempio, viene ritrovato, ma è per amare di più. Allora Giuseppe diventa l'uomo che ci comunica questo suo amore, questa sua potenza di intercessione. Il suo ruolo nel cielo, che il cielo e la terra sono già instaurati, si identificano, è quello di intercedere, di comunicarci questa fede. Avendo avuto questa fede, fiducia granitica, ritirandosi dopo aver trovato Gesù, il suo ruolo continua a essere questo. Attenzione cosa dice Santa Teresa, un passo famoso, ma lo rileggiamo così facciamo onore a San Giuseppe. Scrive Santa Teresa d'Avila: ho visto chiaramente che il suo aiuto mi fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di aver mai pregato San Giuseppe di una grazia senza averla ricevuta. Ad altri santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in quella prova, mentre ho sperimentato che San Giuseppe estende il suo patrocinio su tutte. Cioè è stato talmente tritato che, ricostruendosi nell'amore di Cristo, possiede pienamente la sua presenza. Con ciò il Signore ci vuol far intendere che, come egli era soggetto a San Giuseppe come padre putativo e Giuseppe gli poteva comandare, altrettanto è così ora nel cielo. Egli fa
tutto ciò che Giuseppe gli chiede. E basta. No, scusa, egli fa tutto ciò che Giuseppe gli chiede. Allora, Santa Teresa l'hanno fatta dottore della Chiesa, non so se ci sono sbagliati o meno, ma non solo l'hanno canonizzata. L'hanno fatta dottore della Chiesa, cioè è magistero, quello che insegna, è vero. Scrive ancora Teresa, per la grande esperienza che ho dei favori di San Giuseppe, vorrei che tutti si persuadessero a essergli devoti. Non ho conosciuto nessuna persona che gli sia veramente devota senza che essa non faccia progressi nella virtù. Egli aiuta chi si raccomanda a lui. È già da vari anni che io nel giorno della sua festa gli chiedo qualche grazia e sempre mi viene esaurita. Chiedo solo per amore di Dio che chi non mi crede ne faccia la prova. Ci potete credere voi? Certo. Santa Teresa diceva appunto, dottore della Chiesa, che il nome stesso di San Giuseppe è un nome che garantisce la presenza di Dio, proprio perché Dio non nega nulla a quest'uomo che ha lavorato per tutta la sua vita fino a farlo diventare il patrono universale della Chiesa e il patrono universale dell'intercessione. Attenzione a un episodio che ho preso giù di uno nella Francia del 1800. Un certo padre Barry fece una ricerca, un ecclesiastico della zona orientale, sudorientale della Francia, avendo avuto l'opportunità di vedere i registri e le cause criminali del Parlamento della Provenza, preso dalla curiosità, percorse i nomi di tutti i delinquenti degli ultimi 200 anni, cioè il tempo in cui il nome di San Giuseppe cominciava a essere il maggiore uso onore, e trovò che nessuno di quei disgraziati si chiamava Giuseppe. Allora disse, questo qui cominciò a dire, ragazze, cominciate a chiamare i figli Giuseppe, perché sembra che chi porta il nome di Giuseppe abbia già una particolare predilezione da parte di San Giuseppe. E questo credo che sia vero. San Giuseppe, si dicono tante cose di lui, l'uomo del silenzio, l'uomo che si è ritirato, si parla pochissimo, o meglio poco, del suo mistero dell'intercessione. Guardate, la volontà di Dio non è facile, ci sono dei momenti in cui la volontà di Dio non riusciamo a capirla. Vorremmo obbedire, ma tutto si rivolge contro di noi. Allora pensate a San Giuseppe quando vede la Madonna incinta, pensate a San Giuseppe quando si sente dire: perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Bene, allora in quel momento interviene San Giuseppe e ci fa fare una prova di fede per cui il nostro amore per Dio si purifica. Noi dovremmo iniziare tutte le mattine con una preghiera quotidiana, e sono felice che Don Gabriele abbia stampato le preghiere di San Giuseppe, a te Beato Giuseppe, ditela tutti i giorni, e tutti i giorni poi vivrete quello che dovrete vivere normalmente, purificandovi nella fede, e addirittura potreste entrare nella sua obbedienza e dire: Giuseppe, se tutto questo è vero, chiedi a Gesù, guarda questa situazione che mi sta succedendo. È un abbattimento della superbia, è una famiglia straordinaria, Giuseppe, tutti obbedivano a tutti. Giuseppe veniva obbedito da Gesù bambino e dalla Madonna, era il capofamiglia, però a sua volta obbediva a Gesù perché era Dio, scusate, io ho Dio in casa, non posso mica non obbedirgli, e poi ho la regina del cielo e della terra, cosa faccio? Mi ispiro a quello che mi dice, e Gesù obbedisce a tutte e due, è una famiglia incredibile, tutti obbediscono a tutti. Un triangolo mostruoso, potessimo vivere così. Io voglio entrare a vivere in quella famiglia, ma siccome io sono superbo e disobbediente, chiedo a San Giuseppe, che si chiama Antisatana, perché Satana non obbedisce a nessuno, sapevi, il suo soprannome è Antisatana, Giuseppe Antisatana, perché Satana non obbedisce, non servirò, non obbedisco. Giuseppe invece, che chiede l'obbedienza di Dio, soprattutto dona la sua obbedienza. È il santo del nascosto, del silenzio, dell'ombra, ma proprio per questo è il santo più presente, perché i continenti fanno così. Sapete come si sono creati i continenti? Con il ritiro delle acque. L'acqua si ritira, emerge il continente.
Così fa San Giuseppe. Si ritira, emerge Dio. Era prima sotto l'acqua, non lo vedevi. San Giuseppe, quando non vedo più Dio, fammelo vedere tu. Allora lui nel silenzio si ritira e viene fuori Dio. E quando vedo la sua volontà, adoro la sua volontà e la faccio. Me l'ha fatta capire San Giuseppe. L'uomo che è crollato e l'uomo che è risorto. L'uomo della fede, l'uomo che in questo momento ci sta ascoltando e adesso, proseguendo la nostra momento di adorazione e di benedizione, vi supplico, gettate tutta la vostra fiducia in San Giuseppe. Come dice Santa Teresa, non rimarrete mai delusi, perché Cristo emergerà nei vostri cuori. Giuseppe lo porta, si ritira e ve lo fa vedere. È il suo compito, il grande segreto. Il maligno, Satana appunto, è proprio quello che non vuole. Ecco perché vuole che stia nascosto. Ma meno male c'è Don Gabriele che ritira fuori San Giuseppe. Tutti le... Anzi, mi ha rimproverato, sapete, perché io vivo in un santuario, Madonna del Sasso, dove c'è una statua di San Giuseppe in un angolino lì sulla destra. È messo lì che deve essere sistemato meglio. Allora a tavola gli dicevo, lui mi ha detto, ma come mai che tenete San Giuseppe, una bella statua alta come questa? Ma è lì parcheggiato da 3 mesi. Non l'avessi mai detto. E voi tenete parcheggiato San Giuseppe? Scusi, non capisco, mi sono fatto piccolo. Adesso appena vado su, stasera, prima che sia arrivato a mezzanotte, prendo la statua di San Giuseppe e la porto vicino alla Madonna, non so, da qualche parte la porterò vicino all'altare, perché non sono il rettore, però dopo questo che ho detto, ero per rimprovero di Don Gabriele, io stesso dico, ma io parlo, ma San Giuseppe l'ha parcheggiato. Non devi stare parcheggiato, devi stare proprio in bella vista. È il suo tempo, è il tempo dell'antisatana, perché se noi obbediamo a Dio, Dio obbedisce a noi. Sia lodato Gesù Cristo.